Palamazzola Taranto, manca più di un'ora all'inizio dello spettacolo di Gigi D'Alessio. Guardate un po' che grande pubblico, il pubblico del Palamazzola. Tutti pazzi per Gigi D'Alessio. Manca poco, siamo sicuri che questo sarà uno spettacolo importante. Vi mostreremo delle immagini, ovviamente, delle immagini che sono abbastanza significative. Qui spicca il cuore di Napoli, ma in questo posto, a Taranto, al Palamazzola, lasciatemelo dire, spicca il cuore di Taranto, dei grandi che sono venuti qui per il loro idolo Gigi D'Alessio. Rimanete su Studio 100 perché questa sera è una serata importante anche per Gigi D'Alessio. Ci siamo noi. Parlava poco italiano, diceva te gusta la Spagna. Aveva gli occhi arrossati dall'acqua dei mari del sud. L'avevo vista una notte ballare un fogoso flamenco, a piedi nudi col viso sudato vicino a un falò. Sbagliando i passi le stavo vicino ballando una samba. Era la donna più bella che c'era alla Playa del Sol. In poco tempo il suo sguardo al mio cuore gli dava tormento. All'improvviso m'ha stretto la mano e m'ha detto così: bésame si te como suena el corazón. Yo esta noche quiero solo una emoción. Sembrava un angelo dagli occhi teneri, chiedeva un attimo da mille brividi. Bésame si te como suena el corazón. El suo sorriso nelle labbra mi fermò. Non era un angelo ma forse un diavolo. E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò. D'Alessio a Taranto. Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente. Spero che stasera sarà una bella serata. Chi sei venuto qua? Beh, è con mia figlia. Con tua figlia, ma sì. È stata lei a trascinare te? Assolutamente. A te piace Gigi D'Alessio? Qual è la canzone che ti piace di più? Beh, è Non mollare mai. Non mollare mai. Non mollate mai. Assolutamente, non bisogna mai mollare nella vita. Guai mollare. Infatti. Grazie, come ti chiami? Dino. Ciao Dino, saluta gli amici. Ok, ciao e saluto a tutti. Beh, allora come ci stiamo preparando per Gigi D'Alessio? Avete studiato? Sinceramente noi stiamo accompagnando le nostre ragazze, però cioè piace anche a noi. Non è male. Non è male. La scusa siete voi. È vero, infatti. Come ti chiami? Leo. Maria Carmela. Dario. Allora, evento Gigi D'Alessio a Taranto, qual è la canzone che, sulla quale vi scatenerete? Un po' tutte. Quella con la natata. Un po' tutte. Canterò di te. Che fa più o meno così, vai. No. Dai. La sapete cantare? Non sa cantare. Cantate la canzone. Qual è la canzone che sulla quale vi scatenerete di più? Bon Amour. Su quella su Made in Italy, quella che il titolo è Ilaria. E la sai la canzone, la puoi cantare? Tutta a memoria. Come fa? Sentiamo, dai. Come inizia? Dai, veloce. Come inizia? Ti presento Gigi, il mio fidanzato. Lui non è quel topo del cartone animato. È un ragazzo dolce e poi di buona famiglia. Ma non lo sapevo ancora che ero tua figlia. Mai! Non credeva che mai
il suo idolo poi si trovasse a parlare con lui. Gigi D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto. Grazie. Stamattina venendo qui ho ammirato, ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città. Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però fidati della parola. Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa. Grazie, allora grazie a nome di tutti i tarantini e non solo dei tarantini. Le cozze sono sempre buone qua? Sì, sono sempre buonissime. Tra l'altro poi c'è, siamo in un buon periodo, magari se vieni la prossima volta te ne faccio assaggiare qualcuno. Vabbè, vabbè. Allora Gigi, parliamo brevemente di te, ma come sono quelli dei pesci? Ma io sto fatto degli oroscopi, li sento, li ascolto, a volte mi ci ritrovo. Sai, io secondo me l'oroscopo è un po' strano, perché quando ti dà delle belle notizie tu sei contento, quando ti dà delle brutte notizie, vabbè, l'oroscopo non è vero, insomma è falso, non si è mai capito. Ieri pure vedevo in televisione che il piatto preferito dei pesci, non mi ricordo, era una cosa sofisticata, invece a me piacciono molto spaghetti e pomodoro fresco, quindi. Però insomma, i pesci sono sicuramente delle persone che hanno una grossa sensibilità. Scusate se rompiamo questo momento di intimità così bello, però ci avete suscitato l'attenzione. Ah, quale sarà il momento nel quale vi sbaciuccherete di più stasera? Beh, in tutte le canzoni di Gigi. Tutte? Cioè sarà un continuo baciarsi? Beh, avremo qualche pausa alle volte, dai. Ah, vabbè, siamo... per respirare. Infatti, come vi chiamate? Teresa. Io Roberto. Di dove siete? Polignano e Monopoli. Da Monopoli, da Polignano venite? Avete fatto un sacco di strade. Parecchia, Ma non era più vicino a Andria? Sì, però purtroppo la disponibilità era quella di... Ok. Beh, che Taranto vi porti bene, allora vi faccio vedere un bel concerto, va grazie. Bene? Portate il nostro saluto a tutti coloro che sono di Polignano, di Monopoli. Voi di dove siete? Monopoli. Come vi chiamate? Io Rosa, Antonella. Sapete qualche canzone di Gigi D'Alessio? Adesso! Ne cantate una sola. No. Mettetevi d'accordo e vediamo se ce la facciamo, vai. Quale preferisci? Non so. Quale vuoi? No, anzi, butta la monetina. Tu chiamo ancora, sono capo c'è chi te la stata ieri, che tu cerchi una mano per parlare. Se tu non me lo hai ascoltato, fatto già un milione di volte, che stasera tu dici una canzone di... Andare, un maggio fatta sta lontano a te, ma con conferenze si è avvicinato di te, ma ci vorrei spartuto. Andare, soltanto tu si tolè qua a te, voglio andare in vetri e me va ora, si stanchi di scuola, bucana, mi faccia, mi prima scusa, tanto saccia me basta per me, dimmi su un altro già mi avrei, sa paga non me la darei, no, tanto saccia non è la verità, il mio vero canale ci sta. Sta sulla mente di te, perché quando lo stivo con me, pure anche lo chiamava andare. Io sto aspettando soltanto sapere, se ci tardi ne posso avere. È arrivato prima l'organo Bontempi o la fisarmonica? La fisarmonica, fisarmonica, poi da lì arrivò l'organo Bontempi. E poi da quell'organo Bontempi siamo passati. Avevi 4 anni. Avevo 4 anni. È passato un po' di tempo. Sono passati 36 anni. Oh,
Poi uno dei passaggi importanti, per esempio, è quando ti hanno dato questo incarico di comporre addirittura per il grande Mario Merola. Come no? Sono stato il pianista di Mario, ho avuto modo di conoscere la sua sensibilità umana, la sua grandissima sensibilità artistica, ho imparato tante cose, anche se i nostri mondi, diciamo, sono totalmente diversi. Lui non ha eredi, non ha lasciato nulla a nessuno nel senso artistico della parola, perché ed era e rimarrà l'unico interprete delle sue canzoni, quindi, però sicuramente della vita ho capito, mi ha insegnato tante cose. Dunque, io ho qualche cifra. Allora, Pala Partenope 8.000 persone, Stadio San Paolo di Napoli 20.000, 220.000 ne ha portate in piazza Plebiscito. Cioè, stasera Taranto sarà, voglio dire, una cosa... No, ma non è vero, guarda, io penso che tutte le manifestazioni che ho fatto, insomma, l'importante è avere avuto un pubblico caloroso, un pubblico che canta tutte le canzoni dalla prima all'ultima. Al di là degli 8.000, dei 220, l'ultimo concerto ne ho fatti 300.000 a Piazza del Plebiscito, poi ne ho fatti anche 60.000 all'Olimpico. Insomma, devo dire che sono dei bei numeri che danno, soprattutto i numeri veri sono i 6 milioni di dischi venduti, senza contare quelli da Roccate. Esatto. Però, insomma, al di là di tutto, io per me ogni posto diventa... diventa magico per me. Stasera a Taranto sicuramente ci sarà tanta di quella magia, non è che vado a contare le persone, l'importante è che si fanno sentire, e sono sicuro di questo. Sicuramente si faranno sentire. Tra l'altro c'è da dire che tu sei stato anche protagonista di una serie di avvenimenti fatti in teatro, quindi hai voluto raccogliere diciamo i tuoi fans anche in ambienti molto più ristretti, quindi non temi assolutamente, l'importante è partecipare e essere presenti con il tuo pubblico. Ho saputo che 5-6 giorni fa hanno fermato la prevendita dei biglietti perché era straesaurito, e proprio di quello parlavo poc'anzi, che bisogna sistemare un po' meglio i disabili, perché sono dei ragazzi a cui io tengo molto, e parlavo poc'anzi proprio con il promoter di zona, e spero che si diano da fare adesso, così accontentiamo questi ragazzi che hanno veramente tanto bisogno di sorridere. Le sapete le canzoni di Gigi D'Alessio? Dico? Le conoscete le canzoni di Gigi D'Alessio? Sì. Quale conosci? No, non le conosco tante perché io non sono italiana. Non sei italiana, di dove sei? Polacca. Polacca, ma in Polonia Gigi D'Alessio è famosissimo. Penso di sì. Tu ne conosci una canzone? Sì, conosco tante. Conosci, per esempio, come ti chiami? Monica. Monica, che cosa conosci di Gigi D'Alessio? Ma... Non le conosco. No, conosco tante, però come si chiama? Vabbè, non fa niente, ci fidiamo. Ma sei stata tu a venire con il tuo ragazzo, lui ha portato te o tu hai portato lui? Lui a me ha portato. Tu l'hai portato? Sì, veramente lei ha portato me. Vi siete portati vicino a... Chi è che fa il tifo di più di tutte e due? Penso lei. Sicuramente tu come ti chiami? Piero. Allora, chi vogliamo salutare? Il mio marito, il primo, che okay. Domani devi uscire. Fatevi un bacio. Ciao, come ti chiami? Marilena. Ci fai vedere questa sciarpa? Cosa c'è scritto? C'è scritto Gigi D'Alessio Made in Italy Tour. Oh, Made in Italy Tour, l'occasione per ritrovarsi con gli amici, ma soprattutto per fare il tifo per un grande, no? Chi è che ha convinto l'uno? Lui. E tu perché non volevi venire? Beh, insomma, un po' la canzone napoletana non tanto mi piace, però... Italiana. Siccome canta italiana. Allora, che cosa vogliamo dire, per esempio, di questo concerto? Cosa ti aspetti? Spero che sia il concerto sia bello, perché questo è il terzo io già che vedo di Gigi D'Alessio. L'entrata è stata un po' traumatica, devo dire la verità, però mi aspetto un bellissimo concerto. Un grande pubblico anche. Un grande pubblico veramente eccezionale. Benissimo. Buon divertimento. Grazie. Vorrei dedicare questo concerto a mia mamma che ha 86 anni ed è in clinica, e se sapesse che noi siamo qui con tutto il femore rotto scapperebbe a vederlo. Ciao mamma! Cosa rispondi a chi ti ha definito autore e musicista di razza? Ma sai,
Io credo che la gente giudica, parla in bene o in male, dico. Poi alla fine uno che fa questo tipo di lavoro deve essere sempre giudicato dal pubblico. È il pubblico che ti premia, è il pubblico che ti boccia. Io mi sento tranquillamente un cantautore italiano nato a Napoli, con la fortuna di essere nato a Napoli, un uomo del meridione che è riuscito a farcela, insomma, che porta la canzone italiana in giro per il mondo. Adesso, appena finita la tournée italiana, la finiremo il 4 a Basilea, poi faremo una ventina di concerti in tutta Europa, faremo Canada, Stati Uniti, una data a Pechino in Cina e 4 concerti in Australia. Se penso che appena 10-12 anni fa partì da Napoli con una valigia piena di sogni dai vicoli di Napoli, oggi mi trovo a cantare a 16-17 mila chilometri da casa mia e trovo lo stesso valore, insomma, è una bella soddisfazione. Bella, senti un po', ma non ti ingelosisce un po' il fatto che, per esempio, le canzoni sono tue soltanto fino al momento in cui le concepisci, dopodiché vengono strimpellate a destra e manca? Io penso anche le preghiere sono così. Invece proprio questo è il risultato, quando vedi, lì capisci di aver scritto qualcosa che fa riconoscere tutti, qualcosa che fa riconoscere gli altri come te. Quando io feci un album che si chiamava Io sono uno come te, uno normale come voi, la soddisfazione è proprio quella che tu scrivi in un momento di solitudine e dopo queste canzoni diventano di tutti. Perché la canzone, noi che raduniamo tante folle, cioè chi fa il nostro lavoro, sicuramente ha l'obbligo di dire ai giovani che ci ascoltano, di insegnare messaggi puliti, messaggi d'amore, messaggi soprattutto di non farli correre in macchina, di non usare sostanze stupefacenti, di non esagerare con l'alcol quando vanno in discoteca, cioè... Noi abbiamo questo dovere, io lo faccio, insomma, certo. Salito su un palco cerco sempre di comunicare a loro come se comunicassi a qualche mio fratello, a un mio figlio, insomma. Abbiamo visto anche che hai fatto dei bei lavori apprezzabili anche nel campo per la sicurezza stradale, sì. Per esempio, che è tanto importante. Scusami, se con te sono stato nel letto anche a volte romantico. In qualche modo. Cosimo, innanzitutto benvenuto al Palazzo Ola per Gigi D'Alessio, questo ed altro. Sì, mi piace.
Hai sentito qualche canzone, quella che ti emoziona di più qual è? Prima appuntamento a cena. Non abbiamo sentito, dilla tu. Prima appuntamento a cena. Primo appuntamento a cena. Ma che cosa ti piace di più di Gigi D'Alessio? Tutto! Tutto! Ma tu canti pure le sue canzoni? Sì. A posto, vabbè. Se lui ti stesse vedendo in questo momento, no? Ah, tu avresti la possibilità di dirgli qualcosa. Che cosa ti viene in mente di dire a Gigi D'Alessio? Che mi piace assai. Sei forte. Sei grande. Sei grande. Sei grande, papà. Ah no, quella era Gianni Morandi. Il concorrente. Con chi sei venuto qui? Ho tutta la mia famiglia. Tutta la tua famiglia. Allora mando un saluto anche a quelli che sono rimasti a casa e che si perdono questo spettacolo, vai. Un saluto a tutti. Con chi stai parlando? Sto cercando. Sto cercando l'amica mia. Cercala, dove sta? Non mi risponde il telefono. Ma non parla. Pronto? Non mi risponde. Forse ci avrà messo la vibrazione. Vabbè, dai, lasciamo stare. Che sei venuto a fare qui? A vedere il concerto di Gigi D'Alessio. Come ti chiami? Federica. Federica, di dove sei? Di Taranto. Ti aspettavi questa intervista? Dico. No, però stavo guardando, aspettavo con ansia. Che... Ci hai attirati nella tua rete. Senti un po', là c'è Gigi D'Alessio che ti guarda, vai. Dimmi qualche cosa. Che è un bravissimo cantante, che sei grande, Gigi sei grande. Grande d'età. In tutti i sensi. No, se dici d'età quello si offende. No, allora d'età no, in tutti i sensi. Cosa ti piace di più? Gigi D'Alessio, tutto. Tutto. Non c'è una cosa che... No, tutto. Ma questo inciucio tra la Tata Angelo, le cose strane. L'amore è ma cieco. L'amore è cieco, è vero. Ma lo sai che è diventato nonno Gigi D'Alessio? Sì. Sono informato. Tu quanti anni hai? 14. Presto. Vabbè, salutalo lo stesso. Va bene, ciao. Marzo 2005, Sanremo, l'amore che non c'è. Made in Italy invece all'insegna del sentimento. Cosa è successo? Non è successo nulla, è successo che ho voluto chiamare questo disco Made in Italy perché bisogna essere un po' più orgogliosi di essere italiani. Siamo tutti italiani quando vinciamo i mondiali, no? Quando siamo tutti pronti a correre, a fare casini in macchina con la bandiera, eccetera. Poi magari non ci rendiamo conto che nel settore della musica in Italia si ascolta per radio il 90% di musica straniera e il 10% di musica italiana. Ciò significa che stiamo promuovendo poco la nostra musica, nel senso che se promuoviamo poco la nostra musica ci saranno dei posti che dovranno essere, insomma, delle persone dovranno essere licenziate, come vedi le case discografiche si uniscono per abbassare un po' le spese. Nel settore dell'abbigliamento si inventano tante cose, abbiamo tante belle firme, ma poi si produce all'estero, quindi altro lavoro che togliamo ai nostri concittadini, ai nostri connazionali. Allora io dico, siamo un poco più legati alla nostra nazione, un poco più legati alla bandiera tricolore, un po' anche se mi vedi in Francia la radio si suona il 50-50, 50% di musica straniera e 50% di musica nazionale. Nel senso che io adesso ho fatto un duetto con un artista che si chiama Lara Fabian, abbiamo dovuto fare la stessa canzone in versione metà francese e metà in italiano, così per aprire le porte di quel mercato. Noi sicuramente la dovremmo mettere in atto perché significa portare economia nel nostro paese. Dovessimo trovare la possibilità di dire qualcosa a Gigi D'Alessio, no? Che cosa vi verrebbe di dire? Una dedica, non so, una cosa
una dedica da fare a te. Da te a lui, a Gigi. Sei qua per il concerto di Gigi? Certo. Come ti chiami? Alba. Alba. Non so, vuoi fare una dedica speciale, così lui vede la televisione e sa che Alba gli ha fatto questa dedica. Una dedica speciale, vabbè, in questo momento non mi viene, però con simpatia, forse l'unica cosa che potrei dire, a Gigi da parte di tutti i suoi ammiratori. Speriamo che sia una bella serata, un bel concerto. Sicuramente lo sarà. Poi ci sei tu, di dove sei? Di Taranto. Di Taranto. Chi è che ha convinto? Tu a tua figlia o tua figlia? No, io sono sola, figlio e marito a casa e niente, è stata... Ti sei voluta dedicare? Così, sì. Ah, benissimo. Ogni tanto sa bene, no? Certo. Pensare un po' a se stessi. Certo. Qual è il genere che ti ispira di Gigi D'Alessio? La parte più, diciamo, soul, la parte più ballerina, tipo, non so, ritmi, o la parte romantica? Di più la parte romantica, però mi piace tutto, per cui poi l'ultimo CD è meraviglioso e quindi comprende un po' tutti i generi. Ci sono i napoletani a Taranto? Sì, sì. Ciao, come ti chiami? Rossella. Rossella, tu sei venuta da Napoli per vedere Gigi D'Alessio? Sì. E Piazza Plebiscito non ti è bastata? Anche proprio, anche Piazza Plebiscito. Vabbè, Taranto entrambe, ti piace? Entrambe, sì. Taranto. Ma eri una dei 200.000, dei 300.000 di Piazza Plebiscito? Sì, c'ero a Piazza Plebiscito. Beh, saluta Gigi D'Alessio. Ciao, vai. Gigi! Sei pronta per lo spettacolo? Mancano tre quarti d'ora. Magari inizia presto, dopo tanta attesa da stamattina. Di dove sei? Sant'Elmo in Colle, provincia di Bari. E sei venuta fino a Taranto? Sì. Come ti chiami? Cappiello Mariella. Mariella, c'è Gigi D'Alessio dietro la telecamera. Veramente, non ci stiamo facendo. Facciamo finta. Facciamo finta. Cosa gli diresti? Che è magnifico e per me è sempre stato unico e rimarrà unico. Conosci qualche canzone? Tutte. Per esempio, ce ne canti una? Non mollare mai finché vita avrà. Beh, dai, basta. Brava, brava. Facciamo un applauso. Made in Italia, sì, musica l'ho veramente capito. Italiana, è no? Il titolo dell'ultimo LP. Sì, sì, giusto. Tutte le canzoni di Made in Italy, quelle conosci? Beh, un po' tutte. La più bella è quella cantata con Lara Fabian, sicuramente. La francese. Ma di parte piace di più la parte francese o la parte italiana? Due, tutte, tutte e due. Sono la sai, la conosci la canzone? Certo, certo. Come fa? Vediamo. Oddio! Come fa? Oddio, è un po' emozionante vicino alla televisione, non è tanto. Non sa mai, ti dovesse vedere Gigi D'Alessio, sai. Non mi viene, assolutamente. Ti prende nel fate, se mi aiutano. Chi sono i tuoi amici? Aiutate a cantare una canzone di Gigi D'Alessio. Nome, cognome, indirizzo e cellulare. È l'unica, ma non è quella di Lara Fabia. Vabbè, non fa niente. Ecco. L'importante è la buona volontà. Sì. Tu dove sei, hai detto? Putignano. Putignano. Non è la più vicina a Andria? Mi è più facile perché loro sono tutti di Massafra. Ah, ecco, quindi sono io l'unica straniera. Straniera, si fa per dire. Sarà uguale camminare nella solitudine. Una vita nuova non è facile. Non possiamo cambiare. Ciao Gino! Gigi! Ciao Gigi! Gigi! Gigi D'Alessio! No, Gigi D'Alessio! Ce ne sa, c'è come si beh, non te ne vai, per piacere! Ciao Gigi D'Alessio! E tu chi sei? Me! Non te ne vai pure tu, per piacere! Me! Veloce! In questo percorso Made in Italy ha visto una figura importante, Mogol. Sì. Grande Mogol. Mogol è una persona eccezionale, il poeta di tutti i tempi. È colui che ha fatto cantare diverse generazioni, da Battisti a Cocciante, a Mina, a Celentano, a me. Abbiamo fatto questo esperimento scrivendo 3-4 canzoni insieme, no, forse qualcuna in più pure. Lui mi ha fatto dei complimenti straordinari, mi ha detto che nelle mie musiche c'erano già le parole. Poi un giorno lui dichiarò, lui che al Corriere della Sera disse: Gigi è uno come Battisti, ovviamente
suscitando una critica esagerata di tutti i battistiani, che io ritengo anche sia giusto. Forse lui però voleva intendere una cosa diversa, diceva la stessa facilità nel comporre la melodia come faceva Lucio. Lucio Battisti è uno che ha già scritto la storia, stiamo ancora alla prefazione, quindi. Però è stata una bella esperienza, un uomo di 70 anni che sa scrivere e far cantare anche le ragazzine di 13 anni. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Morena. Che stai a fare qua, Morena? A vedere Gigi D'Alessio. Ma chi è che ti ha portato? Mia madre e mio padre. Ma tu hai convinto loro due? No, o loro io due? Non sapevo niente, una sorpresa. Chi è che comanda a casa? Papà. Papà. Però chi è che ha detto andiamo al concerto di Gigi? Tutti. È stata un'iniziativa della famiglia. Chi sì. è papà tuo? Angelo. Dove sta? E mo non sta qua. Ah, non sta qua, ma viene? No. Non viene? Solo a noi. Ma tu con chi sei venuta? Con mia madre e mia sorella. E allora saluta papà in televisione, va. Ciao papà. Saluta. Che c'è scritto? L'ho finito alle 2 di notte, l'ho finito! Ma cosa c'è scritto? Gigi del poeta dell'amore! Conoscete qualche canzone? Sì. Tutte, tutte! Vai, vai, vai. Quale? Tutte, non le cantate! Io non dico, non le dico! Non dirmi mai che siamo stati a letto per un giorno intero! E la paura di quel temporale come ci stringeva! Le nostre liti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non dirti mai di com'è stato bello quella notte al mare. Quanto manca? Mancherà una mezz'ora. Ce la facciamo a cantare una canzone tutti insieme? Ma non dite sempre la stessa. Salve, lei è della sicurezza? Io sono una cantante. Ah, prego. Allora, la controfigura di Gigi D'Alessio. La brutta figura. No, no, la controfigura. Sapete cantarla una canzone? E vai, vai. Vai, vai. Uno, due e tre. Quanti amori nascono così. Vai Gigi. Basta che ti siedi un attimo al pianoforte, ti alzi dopo aver scritto una canzone. Ma guarda, quando c'è la voglia c'è poco da fare, quando ti siedi con amore vicino a uno strumento, quando fai qualcosa con amore, sicuramente il tempo vola, non diventa una fatica e sicuramente fai qualcosa che arriva prima. Che è sta roba? Come funziona? Ah, così? Cioè praticamente quando ci sarà il momento del concerto... Sì, si accende. Si accende. Voi le cantate pure le canzoni di Gigi? No. Le conoscete qualcuno? Di dove siete? Taranto. Come vi chiamate? Anna. Lucia. Chi volete salutare? Gigi. Ciao Gigi. Da 1 a 10 quanto sei espansivo? 8. Potente? 3. Creativo? 10. Intuitivo? 10. Geniale. 1. Romantico. Tantissimo, più di 10. Sensuale. 3, 2. Affascinante. 1,5. Soddisfatto del tuo lavoro? 110. Avevamo detto fino a 10. Allora 10, dai. Come chiuderesti questa intervista? Niente. Siamo due persone che stanno qui, sono io che devo ringraziare te perché mi hai regalato del tuo tempo. Grazie a voi la nostra musica italiana arriva nelle case degli italiani. Dico vogliatemi bene perché ve ne voglio tanto e auguro una buona vita a tutti voi che state, ecco, dall'altra parte. Buona vita è importante. Ma mi sto emozionando veramente, mi sto emozionando veramente. Tu che ne pensi della contraffazione? Che ti posso dire? Io ti dico una sola cosa. Preferisco che vendano i dischi falsi. Piuttosto che fanno altre cose magari per danneggiare l'essere umano, nel senso questo che senza dubbio. Se vendono i dischi falsi, sì, saranno delle economie che entrano in meno nelle case discografiche anche a me, ma meglio vendere i dischi falsi che vendere la droga, meglio vendere i dischi falsi che fare le rapine, sì. Mentre meglio vendere i dischi falsi che vendere medicinali falsi, cioè, l'importante è che facciamo vivere a tutti.
ascolti? Ma perché io ti avevo portato un CD che avevo scaricato dalla rete, se me lo vuoi. Dai, se me lo passi. Se non hai la possibilità. Me lo passi, davvero? Come? Me lo firmi? Scusa, se tu non hai la possibilità di comprare il disco originale. Non ci posso credere. Allora. Non ci posso fare niente. E vabbè, e allora Gigi D'Alessio, non che è colpa mia. Vai, Gigi, sei grande anche questo, dai. Ecco qua. Adesso è diventato originale. Ma guarda. Grazie Gigi, grazie della tua simpatia, sei stato veramente gentile. E un saluto a te e a tutti i tuoi, a tutto il tuo staff, a tutti quelli che lavorano per te. Grazie. Un bacio a tutti. Ciao. Paola Mazzola in estasi per questo grande tributo di Gigi D'Alessio. Un concerto grandioso per un evento altrettanto grandioso. Sono grandi i pugliesi. Lo spettacolo è tutto per voi. Capisce subito che siamo al sud. Grazie perché siete straordinari, grazie per tutto quello che avete regalato ogni sera. Non so se riuscirà a ricambiare quello che avete regalato. Grazie, grazie veramente di cuore. Sono io che sto male, ho bisogno di...
il tempo solo che fa fede. Thank you.
adesso facciamo una cosa, spegnete queste luci, grazie, che tutte le stelle del mondo questa sera stanno a Taranto. Che bello, guardate, giratevi intorno, guardate che bello, non vi muovete così, eh? Raccontare questa grande vita di questo grande uomo che è Gigi D'Alessio. Speriamo di avervi tenuto compagnia con queste immagini, con questo sol mediterraneo. Restate su Studio 100, è pieno di sorprese. Se non crescerà
palco mi sembra davvero qualcosa di stupido. Vita inutile senza lei. Telefonando a Panaggio Bocconi di piccole lacrime, sono diventata pensandoci bene anche un povero diavolo. Se mi guardo allo specchio mi sembro più vecchio in un attimo. Chissà se è impazzito, si può pure andar giù dal balcone, dare un calcio più forte al portone, ma non senti lo stesso dolore, quel sapore di morte nel cuore se tu non ci sei. Per me Studio 100.